Io sono Giulia, ho 13 anni e vivo a Bagheria. Sono il rappresentante di legalità della nostra scuola. Come hobby mi piace molto scrivere. Sono la prima a voler fare progetti per riuscire a scrivere, a parlare. La nostra scuola è molto attiva e a me piace partecipare a tutti i progetti perché mi ritengo comunque una persona attiva a cui piace farsi sentire. Mi chiamo Andrea, ho 13 anni. Vivo a Bagheria e frequento la scuola Ciro Scianna. Mi piace giocare a calcio, guardarlo, mi piace produrre piccoli video quando capita per progetti scolastici o diciamo anche per piacere personale, per fare qualcosa. Per domani, il 23 maggio, stiamo organizzando un incontro con un testimone di giustizia, signor Bartuccio, che è divenuto sindaco della sua città e ha scoperto degli insediamenti mafiosi e ha deciso di denunciare, e da quel momento è stato obbligato, diciamo, a vivere sotto scorta per le varie minacce che ha subito lui e la sua famiglia. Incontreremo e ci racconterà la sua esperienza e poi avverrà la premiazione del nostro concorso per gli angeli custodi, appunto per la scorta a cui molti ragazzi della nostra scuola hanno partecipato. In questi giorni abbiamo sviluppato un video per il progetto Angeli Custodi. Abbiamo avuto l'idea di andare in giro per la nostra città e intervistare delle persone per scoprire cosa pensavano e cosa sapevano degli agenti di scorta, perché molte volte si dà per scontato che si conoscano magari Falcone, Borsellino, ma non tutti comunque conoscevano gli agenti di scorta. Gli agenti di scorta per me sono delle persone che hanno qualcosa in più delle altre, perché ci vuole molto coraggio nel sacrificare la propria vita per persone che molte volte conoscono soltanto quando tu già hai deciso e sai che probabilmente metterai a rischio la tua vita per la loro. Serve anche molto amore, diciamo, nei confronti delle altre persone, perché comunque è una vita sacrificata, perché 24 ore su 24 molte volte si è obbligati a stare dietro queste persone che hanno bisogno di protezione, molto spesso rinunciando anche ai piccoli piaceri, magari a stare con la propria famiglia o comunque tutto quello che a noi persone comuni, diciamo, sembra normale. È una scelta difficile, secondo me, anche decidere di fare questo lavoro, perché ci vuole molto coraggio, dedizione e convinzione anche. Mi ha colpito soprattutto le storie di chi raccontava come poi questo rapporto tra la scorta e chi veniva protetto diventava un rapporto quasi familiare, che forse a un certo punto non lo si fa più per lavoro, ma proprio perché ci si affeziona alle persone che si devono proteggere, quindi il rapporto diventa molto stretto, cioè, e ci si affeziona. Quindi la cosa che mi ha colpito di più è il rapporto che si crea poi tra la scorta e i propri, diciamo, le persone che si devono proteggere. Una cosa che mi ha colpito di in questo progetto è stata quando molte persone si spaventavano di una telecamera, pensando che andasse in televisione, come avere paura di quello che stavano dicendo. I nostri insegnanti, per esempio, ci dicono che molti anni fa c'era molta omertà riguardo questo argomento e non pensavo che ancora oggi fosse persistente e continuasse ancora nelle persone. Un signore che, quando gli abbiamo chiesto di fare l'intervista e gli abbiamo spiegato che cosa gli avremmo chiesto, ci ha risposto: ancora a questo pensiamo, è successo tanti anni fa, ormai dobbiamo andare avanti. E questa risposta mi ha lasciato un po' sbalordita, perché non me la sarei mai aspettata, soprattutto da un signore che comunque aveva la sua età e dovrebbe insegnare altro ai ragazzi. Però molte persone ci hanno stupito in positivo. Infatti dei Giovanni Falcone, ovvero quelli di libertà, di legalità, di salvaguardia della pace pubblica, continuano ancora oggi negli studenti, negli insegnanti e in molta gente che, anche se in silenzio, continuano la loro lotta. Mi ha lasciato, diciamo, un segno molto forte, perché comunque vedo che non siamo solo noi che ricordiamo, ma c'è anche in giro gente che conosce e che vuole far conoscere.